Missione Italia continua. Siamo al terzo appuntamento per fare il punto insieme a tutti voi. Governo, sindaci, comuni, istituzioni, aziende. Verifichiamo come i comuni stiano facendo il proprio dovere con grande senso di responsabilità. Su circa 40 miliardi di euro assegnati, comprese le misure oggi extra PNRR, i comuni e le città hanno messo a gara 34 miliardi e aggiudicato 21 miliardi. I pagamenti per investimenti fissi lordi nel solo 2023 sono pari a oltre 16 miliardi e nei primi tre mesi del 2024 già raggiungono i 5,8 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all'anno precedente. C'è un'Italia al lavoro nelle migliaia di cantieri e di nuove infrastrutture per i nostri cittadini. Si aprono le pareti mobili e si scopre il nuovo asilo nido di Soresina. L'edificio degli anni 70 è stato ristrutturato e ampliato e i piccoli ospiti non vedevano l'ora di approfittare dei nuovi arredi, tanti genitori per scoprire i nuovi locali. C'era soddisfazione e anche orgoglio per il piccolo miracolo. Consegniamo una scuola praticamente riqualificata al 100% al 14 di ottobre, quindi tempo record. Grazie alla sinergia che abbiamo avuto tra la parte politica, che è stata fondamentale, e la parte tecnica, che ha lavorato tanto. Nel cantiere di Torino Esposizioni, avviato a luglio, ora si scava quello che sarà il cuore della nuova Biblioteca Centrale Civica di Torino. Nel livello più basso troveranno posto laboratori e aule didattiche, al piano terra e nelle balconate le librerie e le sale per consultare i volumi. Un progetto molto ambizioso che prova a lasciare un'eredità importante del PNRR a Torino. Dovrà essere consegnato alla città entro il 30 giugno del 2026. La linea rossa ha la sua genesi a Borgo Panigale, percorre la via Emilio Lepido e via Emilia Ponente. La nuova infrastruttura trasporterà 80.000 passeggeri al giorno, permettendo una diminuzione di circa 15.000 spostamenti auto, coprendo, con 30 fermate, una distanza di 16,5 km, di cui 2 km relativi al centro storico senza pali e cavi aerei. Il tram servirà alcuni tra i principali poli attrattori della città, tra i quali l'ospedale maggiore, il comune a Palazzo d'Accursio e Piazza Nettuno, l'autostazione e la stazione centrale con il People Mover. Ciao, oggi siamo qui nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia che procede dopo insomma questa settimana di piogge, come si può vedere, e stiamo appunto tenendo d'occhio questo cantiere così importante per Sarmazzo. Non era nel nostro programma, ma appunto approfondendo le esigenze del paese abbiamo capito la necessità di costruire un nuovo spazio per bambini e bambine, e quindi questo cantiere continuo proseguirà per tutto l'anno 2024 per terminare ad avere un nuovo asilo nido e una nuova scuola dell'infanzia. Siamo in via di Cardinal Capranica del 14° municipio e qui è partito uno dei cantieri più importanti del PNRR, uno dei 5 grandi interventi di rigenerazione urbana delle periferie. Qui si sta demolendo un vecchio edificio degradato e sorgerà un complesso di edilizia residenziale pubblica, bellissimo, molto avanzato sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista sociale. Sono 62 di edilizia residenziale pubblica, 6 di housing sociale e 2 di co-housing, di cui uno per persone con disabilità. È un progetto molto avanzato sul piano ambientale, comunità energetica, pannelli solari sui tetti, sul parcheggio, riciclo delle acque piovane. E anche dal punto di vista sociale, perché i piani terra saranno destinati a spazi comuni di cultura, di socialità e anche di avviamento al lavoro. Proseguono i lavori per la realizzazione della metrotranvia 7 nel tratto tra la fermata M2 di Cascina Gobba e il quartiere Adriano. L'opera, finanziata con fondi PNRR, è soggetta all'applicazione del principio Do no significant harm, cioè di non arrecare un danno significativo all'ambiente. Ecco, ci siamo all'interno del cantiere della nuova scuola elementare. Sono molto felice di darvi aggiornamenti su uno dei cantieri più importanti della nostra città. I lavori sono iniziati circa un mese fa e vanno spediti in base alla tabella di marcia. Grazie a un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione con dei fondi del PNRR siamo riusciti a prendere 3.811.000 euro per la realizzazione della nuova scuola.
Il Comune di Napoli, con i suoi piani urbani integrati, sta radicalmente trasformando e riqualificando quartieri di grande rilevanza e complessità, come Taverna del Ferro e Scampia. A Taverna del Ferro, un piano del valore di 52 milioni di euro prevede la sostituzione di parte degli edifici esistenti con nuovi edifici residenziali pubblici che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'uso razionale delle risorse idriche, alla corretta gestione dei rifiuti. Si prevede inoltre il recupero e la rifunzionalizzazione di parte degli edifici residenziali in modo da garantire i principi di sostenibilità. A Scampia, il piano integrato Restart Scampia, con 70 milioni di euro, punta alla realizzazione di un nuovo ecoquartiere, con il completamento del piano degli abbattimenti, la realizzazione di edifici residenziali pubblici per 300 nuovi alloggi, la realizzazione di spazi aperti attrezzati, funzionali e accessibili, il recupero e la rifunzionalizzazione della Vela B come sede della città metropolitana. Siamo a Tor Bella Monaca, dove stiamo finalmente realizzando una promessa di riscatto attesa da decenni. Qui è partito, come vedete, il cantiere più grande di rigenerazione urbana. È un edificio che ospita 4.500 persone, sono case popolari completamente degradate. Abbiamo bonificato le 600 cantine abusive che erano state realizzate dove dovevano esserci i parcheggi per le auto. Questa parte è stata liberata spontaneamente. Qua si è costruito proprio un'intera barriera, tutto illegale, perché qui dentro c'erano tutti i mezzi rubati. Oggi inauguriamo il cantiere per renderlo ancora più funzionale, per renderlo ancora più bello, per renderlo ancora più adatto a quelle che sono le attività dei giovani, delle persone meno giovani e anche di coloro che portano disabilità. Restaureremo quella che è la pancia dello stadio, dove c'erano le tribune, costruiremo un'area fitness, costruiremo anche un'illuminazione più puntuale, perché ci sono le torri faro che sono assolutamente energivore e quindi non più compatibili con quello che noi vogliamo creare all'interno di questa città, che deve essere una città a consumo energetico bassissimo. Sono partiti l'8 aprile i lavori d'abbattimento delle ciminiere dell'ex inceneritore di San Donnino. Si tratta di un passaggio significativo nella trasformazione di un luogo simbolo della storia industriale, dove è prevista la realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con tecnologie di ultima generazione, che da cronoprogramma entrerà in funzione nel giugno del 2026. Progetto finanziato con il PNRR. I lavori procedono spediti. Colgo l'occasione per ringraziare la dirigente Clara Caroli, i progettisti, tutto il team che sta lavorando per cambiare Crotone. Crotone sta crescendo, Crotone continuerà a crescere. Un cambio di mentalità per gestire gli allagamenti urbani causati da nubifragi, piogge intense ed improvvise, con la tecnica del drenaggio urbano sostenibile, diffuso sul territorio in diversi spazi della città, ad esempio una piazza di Pieve Emanuele. Noi realizziamo un sistema di ritenzione e infiltrazione delle acque meteoriche che permette di distogliere questo quantitativo di acqua dalla rete di fognatura comunale. Il progetto Spugna di Città Metropolitana di Milano e CAP Gruppo, che ne gestisce il servizio idrico. È finanziato dal PNRR con oltre 50 milioni di euro, riguarda 32 comuni dell'Interland milanese. Oggi ci troviamo all'interno di un altro cantiere, sempre finanziato con i fondi del PNRR, e ci troviamo all'ex macello. Qui un altro progetto davvero straordinario anche nella valenza e nei valori, perché qui ci occupiamo e ci occuperemo delle persone che sono maggiormente in difficoltà, con un luogo che però va oltre la mera accoglienza e ospitalità notturna, ma è un luogo che si prenderà cura di queste persone, dando la possibilità di trovare un luogo caldo e accogliente per i primi giorni e poi di cominciare anche un percorso di reinserimento sociale attraverso delle camerette singole con bagno, che gli consentiranno a coloro che vogliono rimettersi in gioco nella loro vita di ripartire. Una mensa per 120 persone e degli ambulatori, perché l'obiettivo di questo luogo, che verrà completamente riqualificato, è quello di prendersi cura anche da un punto di vista sanitario. Il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano, parla di quella che tra qualche tempo potrà tornare ad essere una piscina comunale direttamente dai luoghi del cantiere.
Una struttura che non soltanto è amata dai tanti cittadini bicegliesi che la frequentavano, ma anche dalle associazioni, dai tanti appassionati del nuoto. E questo entusiasmo ci serve anche per accelerare i tempi. Siamo nel luogo nel quale vedremo il raddoppio del Parco Berlinguer. Questo è un cantiere inserito nel PNRR, il finanziamento è di circa 1,5 milioni. In questo caso è proprio un intervento di rigenerazione urbana, propriamente detto, che parte dalla realizzazione di un riequilibrio, quindi non di nuova infrastruttura grigia, ma proprio dalla creazione di infrastruttura verde. Era il 20 aprile del 2014, era la mia prima campagna elettorale da sindaco e per la prima volta annunciai alla città che avremmo qui, in questa grande area, abbandonata da Dio e dagli uomini, ricostruito il rapporto tra Bari e il suo mare. Oggi, dopo 9 anni, 11 mesi e 8 giorni, ho mantenuto quell'impegno. Oggi consegniamo i lavori del primo lotto del grande parco di Costa Sud da Pane e Pomodoro a San Giorgio, un grande parco marino lungo 6 km che finalmente ci permetterà di lasciare per sempre alle spalle il degrado che per decenni ha caratterizzato la zona a sud della città. 10 anni di lavoro, un concorso di progettazione, la progettazione, il reperimento delle risorse, il PNRR, 75 milioni di euro, le procedure, le gare, la variante urbanistica, gli espropri, fino ad arrivare all'apertura dei cantieri. Qui ci saranno nuove spiagge, un lungo camminamento da Pane e Pomodoro a San Giorgio con aree verdi, aree per lo sport, piste ciclabili. Nella zona interna invece, dal mare guardando verso Japigia, ci sarà uno spazio per piccole attività economiche, orti sociali. Non ci saranno più divisioni tra Japigia e Madonnella e finalmente ci sarà una sorta di ricucitura di quella ferita fisica e sociale che ha impedito a questa zona della città di svilupparsi. Ci accusavano di essere sognatori, ma voi mi conoscete, sono un ingegnere, ho la testa dura e allora mi sono detto, se possiamo sognarlo, possiamo anche farlo. Il nostro lavoro continua. Serve ancora di più in questi mesi cruciali il massimo impegno di tutti e che ognuno faccia la propria parte nel rispetto delle regole e dei tempi. I cantieri sono aperti, ora è cruciale che procedure e pagamenti siano al passo. Il modello PNRR sta cambiando l'Italia giorno per giorno. Non si deve più tornare indietro.